È una buona idea quella di riunire tutti insieme in un'unica maratona i tre spettacoli che Arturo Cirillo ha dedicato ad altrettanti grandi testi americani del Novecento, Zoo di vetro di Tennessee Williams, Chi ha paura di Virginia Woolf di Edward Albee e La lunga giornata verso la notte di Eugene O'Neill, interpretati fra gli altri da Milvia Marigliano, Monica Piseddu e Valentina Picello. La trilogia Americans è in scena sabato 24 e domenica 25 al Teatro Menotti di Milano a partire dalle 16. Da martedì 27 verrà riproposta invece soltanto La lunga giornata verso la notte con lo stesso Cirillo, la Marigliano, Rosario Olisma e Riccardo Buffonini. Walter Malosti sembra avere una particolare consonanza con le contorsioni mentali e le nevrosi dei grandi personaggi molieriani. Dopo l'Arnolfo della Scuola delle Mogli, affronta ora l'Alceste del Misantropo nello spettacolo che inaugura la sua direzione di Teatro Piemonte Europa. Malosti, nella doppia veste di interprete e di regista, tratteggia fra comicità e tragedia la figura di una sorta di filosofo folle, di estremista del pensiero. Lo affiancano fra gli altri Anna Della Rosa nel ruolo di Selimen, Sara Bertelà, Roberta Lanave, Edoardo Ribatto. La prima nazionale martedì 27 al Teatro Astra di Torino. Le stagioni russe in Italia è il titolo di una breve rassegna di spettacoli provenienti da Mosca e da San Pietroburgo che si terrà da martedì 27 a domenica 2 dicembre al Teatro Strehler e al Teatro Studio Melato di Milano. Il programma si apre con Your Gogol The Last Monologue, uno spettacolo di Valery Fokin sugli ultimi giorni di vita di Gogol, e comprende anche Evgeny Onegin, un percorso nel romanzo in versi di Pushkin ideato e diretto da Rimas Tuminas, On the Other Side of the Curtain, una riscrittura delle tre sorelle ambientata in un lontanissimo futuro e firmata da Angie Zoldak, The Twelve dal poema di Alexander Bloch in una messa in scena molto contemporanea del giovane regista Anton Okoneshnikov. Altre notizie, altre informazioni, altre indicazioni sono ovviamente a vostra disposizione nella versione scritta dei consigli. Buon teatro, come sempre, buon teatro a voi tutti.